tutti, benvenuti, sono particolarmente contento che siate presenti in maniera così numerosa e sono particolarmente contento di poter presentare un volume di notevole interesse per tutti gli appassionati di storia medievale, non solo perché, come poi avranno modo di raccontarvi molto bene i due relatori, scopriremo tante cose davvero interessanti per quanto riguarda una città in particolare che è Brescia e comunque per quanto riguarda un'area, quella che un tempo si chiamava Langobardia Maior, cioè la parte settentrionale del regno dei Longobardi. Quindi Italia Medievale è molto contenta di avere con noi professor Gabriele Maghetti, docente di storia medievale all'Università Cattolica di Milano, e professor Roberto Greci, già docente di storia medievale all'Università di Parma. Due pezzi da 90, siamo felici di schierare questa sera con voi. Io non porto via altro tempo ai relatori perché sono curioso quanto voi di ascoltarli, quindi lascerei subito la parola a loro nell'ordine che si sono dati da soli, quindi non so chi comincia, ma credo il professor Marchetti. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie, sono davvero contento di questo invito che Italia Medievale ci ha fatto. Sono grato anche per motivi anagrafici a parlare me, quindi è una forma di cavalleria nei miei confronti, il professor Greci gentilmente mi ha lasciato. Io, essendo un po' il curatore del volume, vorrei dire due o tre cose più in generale, in modo che capiamo le ragioni di un testo come questo, della collocazione editoriale e del perché. Prima ci ha raccontato che acquistando il volume, in realtà ne acquistiamo più di uno. Il volume è pubblicato dall'Associazione per la Storia della Chiesa Bresciana, che dal 1910 pubblica la rivista Brescia Sacra, che è la rivista di storia delle istituzioni ecclesiastiche diocesane più antica d'Italia. I materiali che vengono pubblicati all'interno di questo periodico sono regolarmente poi caricati in un sito, che è www.brexiasacra.it, che è consultabile, e dal 1910 fino a due anni fa tutto quello che abbiamo pubblicato è scaricabile, leggibile, confrontabile, quindi sono oltre 40.000 pagine che noi offriamo gratuitamente e l'abbonamento noi chiediamo 30 euro, quindi chi acquista il libro in realtà non acquista il libro ma si associa all'associazione, quindi non facciamo un mercato commercio perché non ne abbiamo i titoli, anche se il libro è regolarmente in vendita dalle Edizioni Studium di Roma. Riteniamo però che la nostra attività volontaristica ha un valore più alto grazie al fatto che attraverso questo circuito conoscitivo riteniamo che questo patrimonio culturale che è la storia che sta prima di noi diventa una realtà che appartiene a tutte le persone e il più possibile ad una platea grande. Le cronache medievali di Giacomo Malvezzi, che è la prima cronaca della storia di Brescia, viene scritta dall'autore nei primi anni del 400, dal 1412 fino agli anni 30, probabilmente al XV secolo, è un'opera innanzitutto che non è completa, che non è terminata. È un'opera che non ha un'edizione critica, ma nel 1729 i muratori l'ha accolta nel XIV Scultori, il re di Carlo Scultores, e lì, come dire, fa una bella mostra e è utilizzata dagli studiosi. L'altro aspetto importante che voi potete immaginare che è di dominio pubblico da quando il latino ha smesso di essere una disciplina studiata alle medie e ormai sempre meno anche alle superiori e ancora di meno anche all'università, se non per pochissimi, se non traduciamo questi testi sono inavvicinabili. Quindi il primo dato è che questa è la prima cronaca della storia di Brescia e c'è un'idea molto chiara di ciò che l'autore vuole raccontare nel momento in cui esprime o vuole spiegare le meraviglie o le cose fantasiose o il successo o gli eroi della sua città. Il primo dato è costituito dal fatto che la storia dei Longobardi è la vera ragione per la quale
l'eroicità dei Lombardi è degna di essere assurda, assunta come modello analogo ai grandi modelli classici. E quindi se noi non teniamo conto del fatto che in buona parte questo testo è un calco delle storie di Paolo Diacono, rischiamo in molti casi di prendere non delle cantonate, ma c'è un cliché retorico che si riproduce e che vale per la letteratura medievale, classica, normale, però bisogna conoscere. Quindi quando lui ci parla di alcuni imperatori, quando ci parla di re, attenzione, perché lui sta utilizzando un modello che viene stato usato da altri e viene spostato ed applicato su personaggi che a lui interessa, o meglio, che di quei personaggi lui vuole raccontare una cosa specifica. Quindi questo è un elemento che è un discrimine fondamentale per poter leggere un'opera come questa, che è un'opera storica, ma nello stesso tempo un'opera fortemente ideologica, nel senso più alto del termine. Non è che ci vuole raccontare delle cose che non sono vere. Malvezzi, Giacomo Malvezzi, che è espressione della tradizione culturale medievale, ma che già respira dalla cultura umanistica, l'eccidente cultura umanistica che circola in Italia settentrionale e in Lombardia, Malvezzi ci viene a raccontare che questo modello è un modello che è ancora forte e pregnante per lo sviluppo dei cittadini della realtà lombarda, ma nello stesso tempo è tale perché raccoglie la memoria di contenuti che sono più antichi. Se noi non comprendiamo questo, la lettura semplice della sua cronaca può essere fortemente fuorviante. Rischiamo di non comprendere esattamente quello che lui ci vuole dire rispetto alla tradizione antica, o meglio, come la tradizione antica, anche la storia medievale lombarda e la storia medievale bresciana ripercorre i fasti di questa tradizione antica grazie, da una parte, alla ricchezza delle sue famiglie nobiliari, che guarda caso hanno un'origine o romana o lombarda. E questa tradizione è fortemente impregnata perché è fortemente cattolica, è fortemente cristiana. E questi due elementi devono funzionare insieme, perché se non funzionano insieme c'è la deriva. E ad esempio arriviamo a posizioni come quelle tiranniche, Zanino da Romano, che è disegnato come uno dei grandi duchi violenti, bellicosi dell'Italia longobarda, ecco che ha le stesse caratteristiche, ma perché deraglia dal punto di vista ideale? Perché non rispetta questi due principi fondamentali, il rispetto della Chiesa da una parte e il rispetto delle virtù civiche dall'altra. E Malvezzi, insieme alla grande tradizione del monastero di San Salvatore e Santa Giulia, un monastero femminile voluto dal re Desiderio, che costruisce l'identità del monastero e che pone nella volontà della regina Ansa, la moglie di Desiderio, la volontà di erigere un monastero che diventa un modello per l'aristocrazia lombarda. Nelle fonti Ansa non c'è quasi mai. Quindi abbiamo una ricostruzione a posteriori della vicenda del monastero che si incarna e si interseca profondamente con la storia della città, ma letta alla fine del Medioevo. Nelle fonti longobarde questi dati non ci sono. E questo è molto interessante perché ci raccontano un passato che è un passato solo parzialmente corrispondente alle fonti storiche. Ma non per questo è meno vero. Se è vero che probabilmente Ansa non ha partecipato in prima persona alla creazione del Cenobio perché è dovuta al re, è anche vero che la memoria di Ansa nella tradizione del monastero è diventata uno degli emblemi identitari che ha consentito al monastero di identificarsi con la tradizione regia e insieme ad Ansa collegarsi a quella grande tradizione che è Costantino Elena e la Maria della Croce. Quindi l'altro elemento che voi trovate, se andate a visitare il museo di Santa Giulia a Brescia, trovate la croce di Desiderio. Cosa ci fa la croce di Desiderio? Si è spiegata semplicemente come un elemento isolato da tutto il resto, incomprensibile, ma si è collocato in una prospettiva ideologica molto forte. Allora l'idea della croce diventa elemento identitario di quel luogo, ma diventa poi elemento identitario di un'intera città. E perché la sua cronaca si interrompe nel 1332, quando all'interno della Lombardia, in particolare a Brescia, la libertà comunale viene meno e al posto dell'autorità comunale arrivano le signorine straniere, in particolare gli scaligi, dove arriveranno tutti gli scontri, eccetera. È chiaro che c'è un'idea anche da questo punto di vista. Lui racconta che quando la
l'autorità e l'eroicità dei bresciani era rappresentato dal potere longobardo, cioè dal potere che era la libertà, questi erano gli anni emblematici della storia cittadina. Quando tutto questo viene meno, lui smette di raccontare. E la sua idea è molto interessante perché dice: la storia dei Lombardi, ma è un cliché che c'è nella letteratura, quindi c'è un secolo, la storia dei Lombardi è una storia che diventa tale soltanto a partire dalla vita degli umani. E mentre prima esisteva l'impero romano, esistevano i romani, i quali hanno, come dire, costituito la platea di umanità che nel mondo antico noi registriamo, da quando arrivano i Longobardi, e quindi hanno occupato la Langobardia Maia, la Langobardia Minna, loro lentamente si sono sovrapposti e sono diventati loro stessi il retaggio e la memoria del patrimonio romano. Quindi i Longobardi sono diventati i Romani, o meglio i Romani si sono trasformati in Longobardi, e questi Longobardi, dalla metà del Medioevo in avanti, non sono più Longobardi, ma sono Lombardi. E questi Lombardi non sono altro che il retaggio e il patrimonio della storia italiana. Quindi i Romani diventano Longobardi, che sono Lombardi, ma i Lombardi non sono altro che il retaggio e il patrimonio degli italiani. Scusate, questa non è la retorica leghista, questo è il racconto che fanno nel XV secolo e che hanno la piena consapevolezza, forse diciamo politicamente bisognerebbe aiutare i nostri politici a studiare un po' di più, perché se studiassero un po' di più, talvolta, oltre che raccontare così, racconti più o meno ameni che noi cittadini ormai dobbiamo essere stufi di sentire, forse riempirebbero il contenuto dei loro discorsi di valori, di storico documentari più premianti. Quindi c'è una piena consapevolezza che la tradizione, come dire, longobarda, lombarda, è in realtà la vera tradizione italica. E i longobardi, o meglio i lombardi, sono gli italiani. Buonasera, ringrazio naturalmente chi mi ha invitato qui e ringrazio anche il pubblico che ha la pazienza di ascoltarci. Questa sera ho il piacere di presentare in questa sede un bel libro curato da Gabriele Archetti, Le cronache medievali di Giacomo Malvezzi, nella limpida edizione grafica che caratterizza il quaderno di Brixia Sacca, collana in cui è inserito questo volume, e le edizioni Studium, come già è stato detto. Il libro, va detto, è il risultato di un impegnativo lavoro di ricerca condotto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e già da questo noi comprendiamo la serietà scientifica del lavoro che in esso è confluito. Si tratta della riedizione di una cronaca medievale composta da bresciano Giacomo Malvezzi nella prima metà del XV secolo. Meglio sarebbe dire una riedizione in versione italiana di una cronaca medievale, dal momento che, come già stato detto, nel 1729 Ludovico Antonio Muratori aveva pubblicato l'originale testo latino nei suoi Rerum Italicarum Scriptores, sottolineandone fra l'altro l'importanza per la storia di Brescia, la quale, nonostante la sua importanza in età medievale, non ha lasciato un significativo patrimonio cronachistico. Il testo malveziano, tradotto, inoltre, è preceduto in questo libro da due preziosi studi. Uno di Gabriele Archetti, di taglio storico, che va a fondo nella biografia dell'autore, che indaga sulla concezione della storia del Malvezzi, lo abbiamo sentito prima, impregnata fortemente di cultura antica, di cristianesimo, e anche indaga sulla struttura della cronaca, enucleando alcuni nuclei tematici della cronaca particolarmente significativi che costituiscono l'ossatura e l'impianto, come è stato detto bene, ideologico dell'opera stessa. Oltre allo studio di Gabriele Archetti, prima del testo della cronaca, troviamo anche un secondo studio di Irma Bonini Valetti, che ha curato la pregevole traduzione della cronaca malveziana, nel quale si individuano le coordinate culturali dell'autore, il suo rapporto con la città di Brescia e, cosa molto importante, con l'incipiente umanesimo dell'Italia settentrionale, la memoria dell'umanesimo padovano,
e della ricezione dell'umanesimo padovano che viene fatta a Brescia. Si ricorda, fra l'altro, cosa molto importante, che le prime edizioni a stampa bresciane riguardano niente meno che l'opera di Virgilio e che sono un Scipionis, quindi un interesse per la classicità evidentemente già molto esteso. E inoltre la Bonini Valecchi tratteggia in questo suo saggio delle osservazioni preziose sullo stile narrativo e sul linguaggio dell'autore. La cronaca del Malvezzi si colloca in una temperie politica e culturale nuova rispetto alla precedente produzione storiografica del pieno Medioevo. Sappiamo infatti che il genere cronachistico, molto diffuso nei secoli centrali dell'età medievale, è strettamente collegato in ambito padano alla dimensione autonomistica della città, del comune, tralasciamo ovviamente le cronache ecclesiastiche che richiederebbero altro genere di discorsi. Sappiamo ad esempio che gli autori delle cronache, di cui appunto adesso parlavamo, sono prevalentemente dei notai implicati spesso nell'amministrazione pubblica che, proprio in quanto notari, sono chiamati a produrre narrazioni dotate di veridicità storica. I notari sono detentori di pubblica fides, come sappiamo, e anche di ufficialità. Ne deriva un racconto appunto spesso ufficiale di cui questi notai sono ufficialmente incaricati dal comune di provvedere. Voglio dire, gli spazi di libertà narrativa in questo contesto si restringono. Le cronache cittadine di quella stagione, proprio per questo, si limitano a privilegiare la storia contemporanea tramite la registrazione puntuale e analistica dei fatti che i cronisti vedevano con i loro stessi occhi, per lo più, ritenuti utili per corroborare la legittimità del comune cittadino, la sua affermazione basata anche sulla forza politica e militare, per descrivere le innovazioni istituzionali e anche le difficoltà insite in una partecipazione allargata dei cives alla vita politica, quella vita politica connotata appunto dall'emersione e dagli sviluppi delle istituzioni comunali. La cronaca del Malvezzi invece fa parte di una stagione successiva e quindi alquanto diversa. Una stagione in cui l'autonomia cittadina è entrata in una crisi irreversibile e in cui le città padane, Brescia compresa, sono entrate progressivamente e magari, come dimostra il caso bresciano, in maniera altalenante, a far parte di formazioni politico-territoriali più ampie, rappresentate dagli stati regionali. La logica e i bisogni che sottostanno alla narrazione non sono più dunque quelli di fotografare il presente, ma con spirito più propriamente storico e anche, come abbiamo sentito, marcatamente ideologico, recuperato tramite la conoscenza di una cultura umanistica non ignara della produzione antica, quelli di ricostruire la totalità della vicenda cittadina passata, non più limitandosi alla contingente esperienza comunale, sulla quale, proprio per questo, essendo essa ormai passata, si possono esprimere dei giudizi forti dal punto di vista storico. Vediamo anche in questo interesse per la storia dei Longobardi e dei Malvezzi l'affacciarsi di una concezione politica che, abbiamo detto, nei confronti delle istituzioni comunali è negativa, perché quelle istituzioni comunali, a differenza della lontana età longobarda, hanno prodotto la perdita di autonomia della città. In questa crisi delle istituzioni comunali, lo dice fortemente Malvezzi, è da ravvisare la causa ultima di una soggezione ai più recenti poteri esterni che tendono ad avvilire la città e soprattutto i suoi valorosi ceti dirigenti, orgogliosamente risalenti all'età longobarda e sopravvissuti nell'età carolingia e ottoniana. Poteri esterni che il Malvezzi puntualmente elenca e che pone, nonostante
nonostante le differenze, in questa ferita che provocano nell'autonomia della città e che Mallet ci tratta un po' allo stesso modo. Poteri esterni che possono essere quelli di Ezzelino da Romano o di Uberto Pallavicino nel 200, che possono essere nel 300 quelli di un Enrico VII che aggredisce Brescia nel 1311 o quelli degli Scaligeri sotto cui cade Brescia nel 1322 o quelli dei più recenti Visconti milanesi, nei confronti dei quali perfino il dominio malatestiano, che noi ritroviamo a Brescia tra 1404 e 1420, appare a Malvezzi, che comincia la sua storia proprio durante questo dominio malatestiano, appare come una parentesi positiva. È un testo interrotto. Il Malvezzi avrebbe potuto benissimo, credo, varcare quel limite del 1332 con cui si chiude e che è la soggezione di Brescia alla dominazione scaligera, quindi la perdita, la prima perdita forte dell'autonomia della città, ma non lo fa. Allora noi ci chiediamo, non lo fa per dei motivi contingenti o non lo fa volutamente? E in questa interruzione dovremmo vedere ancora una volta il significato completamente ideologico. Come a dire, io racconto, per le ragioni che abbiamo detto pedagogiche, la stagione della grandezza di Brescia, poi do la palla a voi, centro dirigente e cittadino, sulla base di questa esperienza storica cercate di costruire una responsabilità che vi dia la capacità e l'autorevolezza per misurarvi con i poteri esterni e per continuare a dominare la vostra città. Forse, uso un termine brutto, ma insomma tanto per intenderci, forse le difficoltà, la vergogna di descrivere una parte infelice del regno che pure aveva esaltato nella sua narrazione. Quindi meglio il silenzio che la descrizione della stagione miserevole in cui quel regno si era concluso e in cui, speriamo di no, ma in cui c'erano forti rischi che si chiudesse anche questa storia gloriosa e valorosa della città di Brescia e dei suoi centri dirigenti. Vi ringrazio.